A quanto ammonterebbe l'investimento per i lavori di visibilità? Bisognerà parlare con i tecnici. Atteso che il comune di Foggia ha fatto fraggio a fronte con 100.000 euro a quelli della messa in sicurezza. L'ingegner Cagnano è abilitato a rispondere. Adesso è difficile poter quantificare l'importo, visto che attualmente non ho potuto visionare l'intero fabbricato, quindi tutti i problemi rilevati dai condomini che mi si sono stati riferiti. E naturalmente visivamente non si rilevano grandi problemi a livello strutturale, se non quello sui solai immediatamente coinvolti dall'esplosione, che sono stati parzialmente demoliti e quindi dovranno essere totalmente sostituiti, sia al primo che al secondo piano, quantomeno quello che si vede. Forse al secondo piano è possibile anche un semplice rinforzo. Però per quanto riguarda il resto delle strutture è difficile da rilevare, vedremo solo dopo ulteriori indagini e dopo aver preso visione della CTU del dottor Benedettini, che ha eseguito prove di laboratorio sui materiali, pilastri, murature e solai.